La sesta giornata del girone F in chiave abruzzese regala gol, sorprese e due vittorie su quattro match. Quella meno pronosticabile, almeno alla vigilia, è della Vastese a Notaresco. Rimonta della squadra di Fulvio D'Aderio che passa 1-2 al Savini, coi padroni di casa, che si leccano le ferite e subiscono il secondo stop interno dopo quello col Trastevere. Il tecnico aragonese, dal canto suo, smaltisce con tre punti e lo sfogo a fine gara un periodo travagliato. Abbiamo perso giocando male. La domanda che mi devo fare io è capire subito perché ci sono stati questi due blackout col Trastevere e con la Vastese. Però per quanto riguarda il pubblico mi dispiace, perché lavoriamo tutti i giorni seriamente, facciamo tutte le cose per cercare di far rendere la squadra al massimo, ma anche i ragazzi non vogliono fare questo tipo di prestazioni. Forse ci aspettiamo un pochettino più di calore qui, però andiamo avanti, lavoriamo. E dispiace per la partita, ma ripeto, dobbiamo capire, devo capire velocemente perché questi tipi di blackout dopo aver fatto tre partite benissimo. Il calcio è così, è beffardo, è bastardo. A volte con una situazione perdi la partita come è stato domenica scorsa e non puoi dire niente perché hai perso. Oggi dovrei dire questo, no? Sono in silenzio con le mie sofferenze. Perché per tre settimane sono stato da solo in casa a pensare a che cosa devo fare. Chi rimane all'inseguimento del Fiuggi è il Pineto, che regola tra le mura amiche un Nereto che deve ancora entrare in condizione. Era una gara, come ammetterà lo stesso Pomante al 91esimo, nella quale i biancazzurri avevano tutto da perdere, ma hanno tenuto le marce alte dell'ultimo periodo. Ora lo scontro diretto a Fiuggi. Sul fronte vibratiano invece c'è ancora tanto da lavorare. Di questa partita avevo molto paura, perché era la classica partita. Per noi avevamo tutto da perdere e niente da guadagnare, perché se vincevi oggi come abbiamo fatto il nostro, e se perdevi punti, diciamo che all'occhio della gente sembravano due punti persi. Invece io sinceramente avevo paura, perché affrontavamo una squadra tosta, dopo l'avvento del nuovo allenatore di Bitetto, una squadra cambiata dal punto di vista tattico e dal punto di vista mentale, che ci ha dato filo da torcere. È normale, siamo stati bravi subito ad approcciare bene la gara, subito andare il doppio vantaggio. Poi, come hai detto tu, il rammarico è quello di non aver chiuso la partita, perché poi un episodio contro ti può ribaltare anche il risultato. Oggi è sembrata di avere una squadra come si ha all'inizio, subito dopo della preparazione, no? Una squadra che all'inizio della partita è lenta, compassata, ferma, e poi man mano che passa il tempo anche fisicamente la squadra riesce a sostenere la gara così come abbiamo fatto noi. Rimane tabù l'Angelini per il Chieti, che si ferma contro un Castelfidardo ormai formato trasferta. Il rigore di Rizzi, qualche imprecisione specie nell'ultimo passaggio, un rigore probabile negato a Dimino e la doppia mandata di Cardinali fanno rimanere i neroverdi nella parte destra della graduatoria in attesa del derby dell'Aragona di Vasto. Secondo me oggi non abbiamo fatto una cattiva partita. È chiaro che quando si commenta una sconfitta è sempre difficile, però se la partita si è messa nelle migliori condizioni per questa squadra, che è venuta col chiaro intento di giocare sotto palla e poi addirittura si è trovata in vantaggio, e quindi è chiaro che per noi è stato molto più difficile cercare di scardinarli. Però devo dire che la prestazione da parte dei ragazzi c'è stata, l'abbiamo fatta. All'inizio del secondo tempo ci sono stati 10-15 minuti in cui sembrava che potessimo sbloccare e poi mettere un po' in discesa la partita. Non è successo, e quindi da domani si continua a lavorare. Però mi tengo la prestazione, perché secondo me noi abbiamo fatto gioco, abbiamo provato fino alla fine, e questa rimane la nostra identità, la nostra mentalità. E dispiace, perché dispiace che in casa si ha l'impressione che non riusciamo a vincere le partite, però in realtà facciamo sempre gioco. Adesso bisogna essere bravi domenica prossima, che ci aspetta una partita molto complicata. Infine beffa per il Castelnuovo, il vento e la rimonta del Matese, gli ingredienti che sbarrano la strada all'11 di Guido Di Fabio, passato anche in vantaggio con Emili, ma ripreso dai campani, specialisti dei gol nella parte finale della gara, specie sul proprio terreno di gioco. Castelnuovo che torna in campo prima degli altri per la settima giornata di andata. Anticipo infatti sabato pomeriggio alla Mariani Pavone di Pineto contro la Recanatese. La sconfitta di ieri ferma la marcia dei neroverdi, che in uno scontro d'alta classifica potranno però rilanciare le proprie ambizioni.